Il tema di questa serata è affascinante. Le donne, la fotografia, 10 ricercatori. Cosa c'entrano queste persone tra di loro? Le Amazzoni ci regalano una fotografia che è un momento particolare della loro vita. Non hanno paura a farsi fotografare malate. Ci insegnano che il bello può essere ricercato anche nei momenti difficili. La serenità e l'armonia è nel nostro animo e deve essere regalata alle persone sempre, anche quando non stiamo bene. In questo modo ci danno un grande insegnamento di vita. La vita è bella perché deve essere vissuta, anche quando non ci regala delle cose belle. I ricercatori, con la loro intuizione, fanno una fotografia dell'attività scientifica, hanno un'intuizione di come può essere scoperta e curata una malattia e passano il loro tempo, dei mesi o degli anni, a dimostrare la loro intuizione e la loro fotografia. Questa loro intuizione si può tramutare in una cura. Noi di SOS premiamo 10 giovani ricercatori che hanno sviluppato un articolo, un lavoro importante, il primo ha pubblicato sulla rivista più prestigiosa mondiale di oncologia che è JCO. E cerchiamo di portare le nuove cure alle nostre pazienti. Ci impegniamo a creare un sottile trade union favorendo la ricerca, dando entusiasmo ai ricercatori perché questo possa diventare una speranza per le nostre malate. Questa sera è il quinto premio Chienle, la nostra prima presidente che era una ricercatrice universitaria. Vogliamo in qualche modo tramandare questa esperienza, l'esperienza di fare una ricerca al servizio dei nostri pazienti. Io sono Elena e parlo a nome delle Amazzoni. Molti di voi ci conosceranno già dagli anni scorsi, molti altri sentiranno il nostro nome per la prima volta. Le Amazzoni sono un gruppo di donne che si sono trovate ad affrontare, loro malgrado, il percorso della malattia oncologica e ad affrontare questo terribile male che è il cancro. Purtroppo nessuno di noi l'ha cercato e l'ha voluto. Però quando la malattia ti danno una diagnosi di questo tipo si perde il controllo, non solo il controllo a livello emotivo perché spaccheresti tutto, ma proprio anche il controllo della tua vita. È un progetto che l'anno scorso era embrionale, ve l'avevo appena accennato, sono veramente contenta di dire che si è realizzato. L'avete visto quando siete entrati, è il nostro progetto fotografico che darà vita ad altri progetti. Però di questa mostra fotografica vi parlerà l'amica Amazzone Paola. Io voglio solo approfittare, voglio fare un grande ringraziamento che viene dal cuore a tutti i ricercatori che stasera saranno premiati qui. Grazie per il vostro impegno, per il vostro lavoro. Non smettete, anche se è difficile in Italia, la ricerca non è un campo esattamente facile. Grazie al dottor D'Alessio e a tutto lo staff dell'oncologia del Policlinico San Marco. Vorrei nominarvi uno ad uno e abbracciarvi uno ad uno. Voi sapete che noi vi vogliamo bene e vi ringraziamo per il lavoro, l'impegno, l'umanità e la professionalità che donate ai malati tutti i giorni. Adesso passo il microfono a Paola. Grazie Elena che mi hai dato modo di parlare di questo progetto. Questo progetto è nato proprio durante una nostra riunione da una tua idea, quella di fare un calendario. E lì si è scatenato l'inferno. Insomma, alla fine siamo pur sempre donne. E l'idea di affermare la nostra femminilità è qualcosa che pervade tutti i nostri discorsi, i nostri progetti.
E dal calendario siamo passati a una mostra di foto artistiche, un po' di tutti i tipi, ognuna di noi ha espresso la propria personalità. C'è chi ha pensato che il fatto di fare una foto di nudo, non solo metaforico ma reale, l'avrebbe aiutata a superare una mutilazione che magari aveva avuto, a superare un dolore, ad affrontarlo e a superarlo veramente. E niente, se possiamo vedere qualche altra foto, siamo noi in tutta la nostra bellezza. Dopo il momento di entusiasmo, dai, ci facciamo truccare, ci mettiamo il tacco 12, è venuto un po' anche fuori, ma che senso vogliamo dare a questo progetto? Perché noi non è che vogliamo fotografare la malattia, vogliamo mostrarci per quello che siamo, nonostante la malattia, perché nonostante la malattia, comunque, insieme con i nostri medici, con i nostri infermieri, con la nostra voglia di lottare, possiamo superarla e mostrare nuovamente la nostra bellezza. Ed eccoci qua, ognuna con la propria personalità, Bibi, Sara, Francesca, Silvia, Paola, quelle non le vedo, mi sembra Elena. Noi ci riconosciamo naturalmente, voi non ci conoscete ma ci potete vedere qui. Spero che questo progetto vi piaccia e che faccia capire a tutti che si può andare oltre la malattia, perché la vita ci aspetta. Grazie. Anche quest'anno siamo qua a Chiuduno, 650 persone. Andrea mi ha coinvolto a suo tempo chiedendo se potevo dargli una piccola mano. Come sempre c'è di mezzo un aumento di lavoro abbastanza considerevole. Speriamo che stasera vada tutto per il meglio, raccolta fondi, i soldi vanno devoluti sicuramente a chi ne ha bisogno. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me. Ma ritengo di poter fare un'affermazione di questo tipo. I bergamaschi, quando si parla di volontariato, quando si parla di solidarietà, sono sempre attivi, sono sempre presenti. Il loro aiuto per associazioni solidaristiche come la nostra è importantissimo, perché permette a noi di fare qualcosa di più, di fare qualcosa di meglio. Quindi un grazie di cuore ai bergamaschi. Un grazie di cuore a tutti presenti stasera. Con il loro aiuto faremo qualcosa in più per i malati in un settore tanto delicato e tanto complesso qual è il settore dei tumori. Qui stasera, in questa splendida serata, un'avventura che è nata un po' quasi per scherzo col dottor D'Alessio in una sera. Devo dire, essendone anche molto fiero, con la mia mamma che era un docente universitario e con un altro drappello di persone, ho visto nascere questa associazione a piccoli passi, ma dopo 7 anni siamo qua in 600, è straordinario e magari l'anno prossimo siamo a 1000, perché la gente che vuol bene alle cose belle e alla crescita scientifica è importante. Un accenno solo al fatto che questa associazione, oltre che benefica, aiuta la ricerca. Sono tanti che fanno del bene per la malattia, ma la ricerca è una cosa grande. Aiutare dei giovani ricercatori è proprio una bella cosa e dare dei premi ancora di più. Per cui grazie davvero a SOS, grazie al dottor D'Alessio e al dottor Quadri, al professor Borra, all'ingegner Radici e a tutta il gruppo direttivo di questa associazione. Grazie.
alla finanziaria Natixis, Natixis Investing, che è un new entry prenome a posto, e grazie anche all'Accademia dello Sport. L'amico Giovanni Vicini ci ha conosciuto 3 anni fa e ha visto veramente il valore aggiunto che noi mettiamo nel nostro lavoro, e ormai è il 3° anno che individuo tra i progetti da finanziare, su cui investire, perché secondo me non è che ti dà un contributo, lui investe sui progetti, anche quest'anno c'è Vicini. Grazie Giovanni. Naturalmente grazie a tutti per la risposta. Comunque grazie. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care. Vedere la realtà che cresce è qualcosa che dà positività, che dà entusiasmo. Sentire che la ricerca italiana. Abbiamo finito l'attività sportiva settimana scorsa col golf. Stiamo già programmando tutta l'attività del 2020, e c'è tanto impegno, tanto lavoro, i miei volontari sono sempre disponibili, perché la sofferenza non ha limite, non ha temporalità, siamo sempre pronti con il nostro aiuto, come l'aiuto dell'associazione SOS, di essere sul territorio, perché questo territorio è secondo veramente a nessuno per quanto riguarda la donazione, la volontà, l'impegno e la solidarietà. Buonasera, sono Stefano Volmi, responsabile della chirurgia del Policlinico San Marco di Zingonia. Volevo ringraziare di cuore l'Accademia dello Sport per questa importante donazione che ci è stata fatta, che è l'immunofluorescenza. Che cos'è l'immunofluorescenza? È uno strumento che ci permette di colorare attraverso un colorante chiamato verde indiocianina il tumore e tutte le sue diramazioni linfonodali, in modo da poterle vedere attraverso la laparoscopia su un monitor ad alta definizione come dei piccoli spot fluorescenti, e questo ci permette appunto di essere estremamente radicali nelle resezioni chirurgiche, permettendo di migliorare la qualità di vita del paziente e le eventuali cure che dovrà fare nel successivo post-operatorio. Un grazie sentito appunto all'Accademia dello Sport, e grazie anche da parte di tutti i pazienti che potranno utilizzare questa nuova apparecchiatura, che è anche la prima che esiste in tutta la Bergamasca. Grazie. Buonasera, sono il dottor Fausto Lella, responsabile del servizio di endoscopia del Policlinico San Pietro. Devo ringraziare tantissimo l'Accademia dello Sport che ci ha permesso finalmente di acquisire presso il nostro servizio un sistema che ci permette di fare diagnosi precoce di tante neoplasie. È una macchina che colora il tumore nella sua crescita iniziale, e con questo possiamo con facilità fare una biopsia e capire meglio il tipo di tumore che verrà poi meglio aggredito dalla terapia. Quindi un sentito grazie all'Accademia dello Sport e soprattutto all'amico e collega Andrea D'Alessio. Grazie. Il lavoro che ha ricevuto l'onore di essere premiato come primo in questo prezioso riconoscimento è il risultato di un'analisi compiuta insieme all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È uno studio spontaneo, lo studio Valentino, sul quale abbiamo fatto un'analisi retrospettiva prepianificata, volta ad analizzare quali pazienti possano essere individuati in base alla loro risposta alla terapia anti-EGFR. Nella fattispecie abbiamo messo a punto un pannello di analisi molecolare volta a riconoscere quei pazienti che traggono meno efficacia dalla terapia con anti-EGFR, così da poter escludere tali pazienti da tale trattamento e candidarli a terapie più efficaci. Nello stesso tempo, l'individuazione di queste specifiche alterazioni molecolari potrebbe permettere di indirizzare tale paziente a terapie con target più specifiche, così da migliorare le possibilità di sopravvivenza per questi pazienti. Secondo posto a premiare teniamo la dottoressa Gitta Grassalli,
La mia ricerca ha, avuto lo scopo di andare a verificare l'espressione di una proteina che si chiama VEGF receptor 3 in cancro al colon. Questa proteina si sa che è di solito espressa ad alti livelli in cancro al colon metastatico. Quello che abbiamo scoperto è che invece è anche espressa ad alti livelli durante lo sviluppo e la formazione del tumore, e andando a bloccare questa proteina riusciamo a regredire la progressione e la crescita tumorale, perché andiamo ad agire sui vasi linfatici che ne esprimono in alte quantità, ma anche a livello di macrofagi, che sono delle cellule immunitarie che sono fondamentali sia per l'immunosoppressione, ma nel nostro caso per la riattivazione di una risposta immunitaria efficace contro la crescita del tumore. Quindi si spera che andando a bloccare questo recettore riusciamo poi ad andare a bloccare la crescita del cancro al colon e ad andare ad evitare anche poi dopo il processo di metastatizzazione. Quindi spero che il mio lavoro sia importante e riesca a contribuire a trovare una cura per quei pazienti che purtroppo una cura al momento non ce l'hanno. Grazie mille. Antonio Cupido, Ipsis, premia la terza classificata Arianna Previ. Il mio studio ha trattato il ruolo della flora batterica intestinale, quindi dei batteri che abbiamo normalmente nel nostro intestino, nel deviare la risposta immunitaria a favore di un tumore, che nel nostro caso è un tumore ematologico, è il mieloma multiplo, e abbiamo scoperto che la flora batterica intestinale induce a livello dell'intestino delle cellule che producono una molecola che si chiama interleuchina 17, che al posto che combattere favorisce la proliferazione e la progressione del mieloma multiplo. Il premiato è Alessandro Cicchetti. La premiata è Maria Gemelli. Giovanni Galletti. Adesso premia Tiziana Adubati. Il premiato è Francesco Manfredi. Grazie a tutti. Premia Claudia Vivori. Più speranza. Grazie.